Non si spegneranno i riflettori dopo il 25 novembre. L'opera di sensibilizzazione e di educazione all'affettività continuerà per l'intero anno scolastico, seguendo l'invito del ministro dell'istruzione Valditara per fronteggiare la problematica dell'analfabetismo sentimentale. Nell'arco dell'anno scolastico, anche a seguito delle indicazioni ministeriali in qualche modo fornite e che poi saranno, diciamo, ufficializzate dal ministero, credo proprio che ci saranno altri momenti, sia di educazione sentimentale sia di approfondimento delle tematiche sulla violenza di genere, nell'auspicio che tutta l'attività di prevenzione che il mondo della scuola italiana sta facendo in queste settimane e continuerà a fare nei prossimi mesi possa essere utile non solo per accendere i riflettori sul tema, ma anche per diminuire sensibilmente fenomeni e forme di violenza che sono invece diffuse. Sicuramente la scuola è il luogo principale dove i ragazzi si incontrano fisicamente, quindi c'è una relazione sociale che si crea e che si consolida. La digitalizzazione dei processi vitali, dei processi esistenziali ha fatto sì che si crei di fatto una condizione di solitudine. Poi c'è stata la lunga parentesi del Covid che certo non ha contribuito a rafforzare i rapporti sociali, anzi naturalmente li ha indeboliti ancora di più, per cui è chiaro che in questo momento la scuola, che è tornata già dall'anno scolastico scorso a essere in presenza in forma compiuta, svolge la prima funzione, accanto a quella educativa di istruzione, quella di essere il principale luogo di socializzazione dei ragazzi. Oramai l'attività didattica si costruisce su momenti più tradizionali e su momenti più innovativi e di confronto, in modo tale che anche il confronto con le istituzioni, in questo caso con un autorevole rappresentante degli studi dell'Università di Salerno, non può che essere occasione ulteriore per la scuola di apertura e per i ragazzi di confronto e di compiuto raggiungimento degli obiettivi didattici. Al liceo Senzale di Nocera Inferiore, coinvolgimento degli studenti al seminario di studio Narrare la violenza con voce di donna, con la partecipazione della professoressa Maria Grillo, ordinaria di lingua e letteratura ispanoamericana dell'Università degli Studi di Salerno. Per le donne è stato facile fare la rivoluzione femminista, perché andavamo a conquistare degli spazi, dei diritti che non avevamo. Per l'uomo è il contrario, ha dovuto rinunciare a quello che considerava una propria prerogativa, il potere anche sul corpo femminile. Quindi da un certo punto di vista è un processo forse naturale, perché sappiamo benissimo che rinunciare a qualcosa che avevamo ritenuto nostro, di nostra completa proprietà, ci viene sottratto. Quindi chiaro, anche noi donne dobbiamo con pazienza, ma con determinazione, consolidare le nostre conquiste, ma anche tenere presente forse che per l'uomo è una rinuncia e che in soggetti disturbati, in situazioni estreme, può portare a questo.